Ciao ragazze, ciao ragazzi, sappiate che oggi sono particolarmente coraggiosa perché sto indossando il rossetto rosso con l'Invisalign, ragazzi, quindi è quasi matematico che mi macchierò i denti mentre parlerò. Comunque, ciao mia family, benvenuti ad un nuovo video. Oggi ho un video haul per voi perché ho fatto diversi acquisti da Versace, da Saint Laurent che vi devo far vedere e poi ho fatto anche altri acquisti in realtà relativi sempre al viaggio che sto per fare perché questo è l'ultimo video che registro da casa mia per un bel po' di tempo. Oltre al mio solito shopping pazzo Nicole Style, ho anche diverse cosine di make up da farvi vedere, quindi iniziamo subito con questo mega spacchettamento. Iniziamo da questo mega pacco gigantesco che non riesco neanche ad inquadrare completamente in videocamera, che mi arriva da Purish.com, che è anche il nostro sponsor del video di oggi. Se non lo conoscete, Purish.com è un sito europeo, quindi tedesco, quindi no dogana, che vende un sacco di marchi di make up pazzeschi, tra cui adesso vedrete Jeffree Star, Nabla, Beauty Blender, Physician Formula, insomma tantissimi brand che mi e ci piacciono tantissimo, e la spedizione un giorno lavorativo è gratuita per gli ordini oltre i 60 euro. Per gli ordini sotto i 60 euro costa comunque solo 3,95 euro ed è super rapida, appunto. In esclusiva per voi che state vedendo questo video, quindi per i miei follower, ho un codice sconto, ragazzi, del 20% e senza spesa minima su tutti i brand che vi elencherò in questo video, quindi incluso Jeffree Star, insomma Nabla, tutti i brand che vi piacciono, e ve lo lascerò qui. È molto raro avere uno sconto così alto senza spesa minima per questi brand, quindi se volete fare qualche acquisto io vi lascio il link diretto a Purish.com nel box informazioni. Ma arriviamo finalmente al contenuto di questo pacco gigantesco, perché tutte le cosine le ho scelte personalmente dal sito e non vedevo l'ora che mi arrivassero. Uno dei brand che mi piacciono di più su Purish.com è naturalmente Jeffree Star, come avrete già capito, e quando mi hanno detto: Nicole, scegli tutto quello che vuoi dal nostro sito, io, ditemi, dopo che ho visto questo, come potevo fare a dirgli di no? E ragazzi, ebbene sì, ho preso lo specchio famosissimo che Jeffree Star utilizza in ogni suo video. È stato assolutamente più forte di me, ragazzi, lo adoro e adesso voglio utilizzarlo in tutti i video con voi in cui mi trucco, perché cioè è troppo troppo figo il colore, la forma, cioè è bellissimo. Altro prodotto sempre di Jeffree Star che non potevo credere di aver trovato, perché questa era sempre sold out, tant'è che se vi ricordate tempo fa avevo preso la versione mini perché era l'unica che ero riuscita a trovare, e finalmente è tra le mie mani anche la Jawbreaker, la palette in full size. Se siete appassionati di make up sicuramente la conoscete, ed è una palette di ombretti, ne contiene 24, sono sia shimmer che matte e sono tutti super colorati e super super pigmentati. Davvero, la pigmentazione degli ombretti Jeffree Star è qualcosa di insuperabile, che è difficile trovare veramente negli altri brand, anche senza base bianca, senza base colorata per accentuarne il colore, anche così da soli funzionano in modo pazzesco. Quindi se ancora non li avete provati, se non avete provato nulla di Jeffree Star, è un brand che vi consiglio caldamente. E sempre di Jeffree Star ho scelto la matita per le labbra effetto opaco in colorazione Birthday Suit, e il pack di questa matita è veramente bellissimo. Appunto, io amo il packaging di Jeffree Star, mi ricorda un po' Sailor Moon in qualche prodotto, tipo lo scettro di Sailor Moon, e questa è appunto una matita, anche questa è super scrivente, sono morbidissime e adoro veramente l'effetto opaco. Si potrebbe indossare tranquillamente anche solo
così come rossetto è fantastica. Ultimo prodotto di Jeffree Star, ho scelto il rossetto Velvet Trap, che è un... Allora, a parte che, ragazzi, vabbè, non stiamo neanche a parlare del packaging di questo rossetto, perché è bellissimo, è veramente stupendo. Il colore è un nude molto chiaro, tendente un po' al violetto, al lilla, quindi onestamente non so se è un colore che può andarmi bene, perché dal sito mi sembrava decisamente più rosato e un pochino più scuro. La texture di questo rossetto è fantastica, è morbidissimo, anche questo super super pigmentato. L'unica mia perplessità sulla colorazione, che mi sa che ho sbagliato, perché mi sembrava un pochino più rosato scuro dal sito, mentre lo vedo appunto molto molto chiaro, e non so se può funzionare sulla mia carnagione. È un colore meraviglioso, però non so se su di me può funzionare. Che cosa ne dite voi? Commentate, fatemi sapere, forse mi può star bene, ma quando non ho abbronzatura, vedremo. Poi sono super curiosa di provare questo prodotto, ragazzi, era un prodotto che volevo acquistare, poi ho visto che era presente sul sito, quindi assolutamente è stata una delle mie scelte. Questa è la Soap Brows, o il Soap Brows. Questa è una cera per sopracciglia trasparente che va un po' a dare l'effetto della laminazione. Come sapete, se mi seguite da un po', io amo la laminazione sopracciglia e la faccio spesso anch'io a casa con il kit, e questo però mi sembra un'alternativa molto più semplice, veloce ed economica per andare a fissare le mie sopracciglia pettinandole verso l'alto. In questo modo abbiamo anche effetto sopracciglio più pieno, più spesso, quindi è un ottimo prodotto di cui ho sentito parlare moltissimo. Altro brand presente su Purish è Beauty Blender, quindi sia le spugnette per fondotinta che tutti gli altri prodotti di questo brand. Non starò a farvi troppe premesse sulla Beauty Blender, la conoscete, sapete che da quando è uscita non utilizzo più nient'altro per l'applicazione del fondotinta. È diventata, sì, assolutamente, se prima utilizzavo il pennello, questa ha sostituito in tutto e per tutto i pennelli e mi dà un effetto airbrushed, un effetto naturale che non sono mai riuscita ad ottenere prima, né con altri pennelli né con altre spugnette. Altro prodotto che è fantastico, ragazzi, che non appena ho visto sul sito sono impazzita, è questo. Questo è un primer con fattore protezione 50, ragazzi, che però funziona molto molto bene sotto al trucco, non lascia il pastone e non è pesante addosso, e si chiama Hello Sunday. Oltre ad avere un fattore protezione così alto, quindi io amo veramente, è anche water resistant, è resistente al sudore, quindi è decisamente un primer perfetto per questo periodo. Se non avete ancora sentito parlare, dateci un'occhiata perché ha delle recensioni pazzesche, super positive. Poi tre prodottini di Nabla, ricordate che il codice sconto è attivo anche su questo brand, e ho preso la Skin Glazing, questa è una glow powder che io voglio utilizzare come blush. Secondo me i blush in estate, se siamo un po' abbronzati, è bello che siano un po' luminosi, cosa che non mi piace particolarmente in inverno. In realtà li preferisco completamente opachi quando fa freddo, ma per uno strano motivo in estate mi piace di più avere la pelle illuminata, e quindi magari utilizzare appunto anche un po' più di illuminante o blush che sono illuminanti come questo. E la colorazione che ho scelto è Truth, che è un bellissimo pesca, un color carne piuttosto chiaro. Poi ho scelto il Close Up Concealer in colorazione Light Peach, ed è una colorazione molto chiara, tendente all'aranciato, appunto un po' un color pesca, un sottotono aranciato che mi serve per contrastare il blu delle occhiaie, quindi l'ho preso per utilizzarlo nella zona sotto gli occhi. E poi per le sopracciglia la Brow Divine in colorazione Venus, che è un colore taupe piuttosto freddo, e come sapete è da un po' che ho scoperto che sulle mie sopracciglia ci sta decisamente meglio un sottotono freddo, quindi sto utilizzando soltanto tonalità taupe per le mie sopracciglia, mentre prima utilizzavo un po' più le brown, però appunto
con questo tipo di colorazione un pochino più fredda, secondo me sto molto meglio. Se non conoscete questo mascara, ragazzi, dateci assolutamente un'occhiata. È di RMS Beauty e si chiama Straight Up Volumizing Peptide Mascara. È un mascara che contiene peptidi che sono super nutrienti per le ciglia, quindi non solo appunto è un mascara ma è anche un trattamento nutriente per le nostre ciglia. Sono molto curiosa di provare un mascara che contiene peptidi, ne ho sentito parlare ma appunto non ho ancora avuto l'occasione di provarlo, quindi vi farò sapere com'è e fatemi sapere voi nei commenti se già avete provato un mascara come questo e se sì come vi siete trovati. Poi ultimo per questo pacchetto è di Physicians Formula ed è il Butter Bronzer. Mi stanno piacendo molto questi bronzer, queste terre versione butter, perché sono estremamente morbidi e confortevoli sia da applicare che poi da avere addosso. E anche questo, sì, è molto molto morbido, ha anche un buonissimo profumo che ricorda proprio il burro, un dolce. E appunto li sto adorando questi prodotti perché sono molto molto confortevoli da avere addosso e non seccano la pelle. Spacchettiamo anche due pacchetti che mi sono arrivati da Mesauda. All'interno del primo pacchetto c'è la Lavish Bronze Collection, una collezione molto molto estiva. C'è una palette di ombretti, ragazzi, che è stupenda. Sono tutti sulle tonalità del rosa, del viola, alcuni matte, alcuni shimmer. Molto molto bella, e gli ombretti Mesauda hanno sempre un'ottima qualità. Poi abbiamo due oli corpo illuminanti, uno è un pochino più bronzato con dei glitterini dorati e l'altro invece un pochino più chiaro, sempre con dei glitterini dorati ma con una base più chiara decisamente. Ultimo prodotto per questa collection sono tre lip gloss, tutti e tre di colorazioni molto nude, quindi direi molto Nicole. Molto carino il packaging, tra l'altro, con un sacco di dettagli dorati. E vediamo, wow, devo dire che per essere lip gloss hanno anche un'ottima coprenza. Sono molto shiny e hanno anche un buon profumo di vaniglia. E all'interno di quest'altro mega pacco di Mesauda troviamo i nuovi rossetti Cold Creamy. Come vedete le tonalità vanno dai nude più chiari ai rosati fino ai rossi più accesi. Anche questi hanno una buona coprenza e sono super super shiny. E poi di questo brand che si chiama The Coast Capri devo assolutamente farvi vedere questi due costumi meravigliosi che mi sono arrivati, e tra l'altro lo shop è di due ragazze che sono anche mie follower, quindi mi ha fatto super piacere. Mi hanno spedito, mi hanno fatto scegliere tra tutti i loro costumi ed io ho scelto questo con questo bikini con i limoni che mi piaceva troppo, poi mi ricordo un sacco la Sicilia, quindi bellissimo, che tra l'altro quest'anno non riuscirò ad andare in Sicilia ma ve lo spiegherò in un altro video che mi dispiace tantissimo ma recupererò. L'altro invece è un po' più effetto jungle con queste foglioline, naturalmente entrambi li porterò con me, tra l'altro devo fare la valigia tipo domani, quindi li lascio direttamente fuori perché poi devo lanciarli nella valigia, naturalmente li porterò con me in entrambe le mie mete. Date decisamente un'occhiata a questo brand, ragazzi, perché fa dei costumi troppo troppo carini. Arriviamo alle cosine che ho acquistato io. Sono stata da Dior a farmi truccare a Milano, perché arrivando a Milano non ero riuscita a truccarmi quel giorno, quindi ho prenotato il servizio di trucco da Sephora di Dior e quindi ho acquistato diversi prodotti che il makeup artist ha utilizzato su di me per creare il mio trucco. Prima tra tutte è la Forever Cushion Powder. Guardate che carino il pack di questo prodotto, adoro veramente i packaging Dior, sono sempre favolosi. Addirittura c'è questo inserto in similpelle con il logo C di Christian Dior, veramente bellissimo. E all'interno, ragazzi, questa è una polvere, una cipria super super sottile, mi è piaciuta moltissimo quando appunto il makeup artist l'ha utilizzata su di me
e ho deciso di comprarla. Ne basta veramente, veramente pochissima perché è super opacizzante. Poi ho voluto acquistare anche questo blush. Questo è il Dior Backstage Rosy Glow Blush in colorazione 001 Pink. Questo, vabbè, a parte il packaging che è veramente molto molto carino, piccolino, bellissimo, ma questo blush ha la particolarità di cambiare colore a seconda della nostra carnagione, a seconda della nostra pelle, quindi si trasforma e può diventare un pochino più rosa, un pochino più lilla, un pochino più chiaro, un pochino più scuro. Mi è piaciuto tantissimo, dà un effetto molto naturale. E quindi appunto ho preso anche questo. E poi ultima cosina che ho acquistato da Dior è questo rossetto, che è il rossetto che ho utilizzato appunto su di me, ed è il Forever Liquid in colorazione 100 Forever Nude. È un nude molto carino che ho visto molto bene sulla mia carnagione, mi è piaciuto molto. Un nude proprio da tutti i giorni ed è stato anche molto confortevole sulle labbra. Altro acquisto che ho fatto è che mi è arrivato 5 minuti prima che iniziasse a filmare questo video, veramente tempismo perfetto perché doveva arrivare domani, ma mi è arrivato un giorno in anticipo così ve lo posso inserire. E queste, ragazzi, io in passato vi avevo detto che dopo aver ordinato su The Pangaia mi sono arrivate delle spese doganali da pagare anche piuttosto alte. E io però pensavo che quelle spese doganali fossero correlate al mio acquisto The Pangaia, che casualmente era stato fatto nello stesso giorno. Ma poi invece mi sono resa conto che non era così, perché ho controllato anche sul sito The Pangaia e effettivamente le tasse doganali, le spese doganali sono già incluse nel prezzo, quindi assolutamente non potevano essere legate a quell'ordine. Quindi ho fatto un altro acquisto su The Pangaia, questa premessa per dirvi che appunto ho acquistato delle altre cosine, perché mi sono resa conto che non avrei dovuto spenderci altri soldi di dogana su, ed ho preso, ragazzi, questa tuta. Appunto, se non conoscete, The Pangaia realizza per la maggior parte tute e abiti molto molto comodi, 100% in cotone riciclato, quindi sono super ecologici. Ho preso questa tuta, quindi pantalone e maglia separati. Ho preso il pantalone, la versione che va dritta sulla caviglia, non quella con elastico, perché io soffro molto di ritenzione idrica quando sto molto in piedi ed ho notato che gli elastici andavano a stringere un pochino troppo, mi davano fastidio, quindi preferisco decisamente avere questo tipo di pantalone. E questi, dovete sapere, questo è un acquisto, sono molto molto leggeri. Naturalmente ho preso la versione estiva, quindi appunto sono super freschi. Ed ho preso, invece, per quanto riguarda la felpa, ho preso la versione senza cappuccio, quindi la felpa normale. E questo set l'ho preso in realtà specificatamente, si dice così, io ho sempre dubbi sulle parole che utilizzo nei miei video. Comunque l'ho preso in modo specifico, ogni tanto bypasso per non farvi capire che non mi vengono le parole, uso altri termini, quindi nello specifico l'ho preso per il viaggio che sto per fare in aereo, perché saranno viaggi molto lunghi, parecchio lunghi, e volevo qualcosa di comodo da indossare. Non ho tutte le tute che ho e potevo indossare una di quelle, certamente, però alla fine ne ho acquistata un'altra proprio per questo evento? Naturalmente sì, viaggerò in business class, quindi sarò super comoda. Come sapete, in business class vi ho fatto diversi video in cui vi facevo vedere il viaggio, eccetera, eccetera. Lo rifarò anche per questo viaggio, vi farò vedere tutto quanto perché è veramente un'esperienza particolare se non l'avete mai vissuta, viaggiare in business class. E il sedile nella classe business si trasforma completamente in un letto, quindi di solito mi faccio delle belle dormite. Volevo una cosa che fosse quanto più vicina ad un pigiama possibile e quindi ho scelto questa. Forse mi rendo conto che il colore bianco non è un'idea particolarmente brillante in aereo, perché se poi mi macchio con qualcosa è la fine, però vabbè, insomma, mi piaceva troppo e mi sembrava molto elegante, così molto figa l'idea di una felpa bianca. E poi, sempre da The Pangaia, altra cosina che ho preso è questa
t-shirt rosa e sì, la tuta l'ho presa in large, mentre le altre, quelle che avevo, erano S e M, e qui ho preso tutto large perché voglio essere proprio oversize, proprio comodissima, appunto pigiama. E poi ho preso questa t-shirt, anche questa mi rendo conto in questo momento che è enorme, tipo, però mi piaceva tantissimo il colore e quindi ho preso anche questa per il viaggio. Arriviamo all'acquisto che ho fatto da Saint Laurent. Forse dalla scatola potete capire che si tratta di un paio di scarpe. Mi ho stupito, non è una borsa, un paio di scarpe, era da tempo che cercavo, e naturalmente vi devo anticipare che questo ho dovuto spacchettarlo per provare se mi andassero bene, ed il numero è perfetto, perché altrimenti avrei dovuto fare il reso tipo subito, e, però il numero è perfetto. E questo è, queste sono le due dust bag. Come sapete, le scarpe di questi brand di lusso vengono sempre chiuse individualmente in due dust bag diverse, che sono super comode quando si viaggia, ragazzi, perché mettere le scarpe, i sandali, qualsiasi calzatura, con entrambe le calzature assieme in una borsa, fa sì che si sporchino entrambe le scarpe con le suole, ok? Quindi è sempre meglio impacchettare ogni scarpa singolarmente quando viaggiamo. Ed io ho acquistato questo sandali, ve li faccio vedere entrambi. Eccoli qua, sono del marrone perfetto. Ero alla ricerca di un paio di sandali che fossero di questo colore. Volevo quelli di Valentino, perché di Valentino ho sia le ciabattine da mare che i sandali in nude e in nero. Li sto guardando, non mi ricordavo. Sono fantastici, sono comodissimi, ce li ho da 3-4 anni, ho anche le ballerine, sono di una qualità pazzesca, veramente indistruttibili, perché li uso un sacco, e però non sono riuscita a trovarli in nessun modo di questo colore qui. Ho trovato quelli nuovi della nuova collezione, che hanno delle borchiette un pochino più spesse, non mi facevano impazzire, mi piace di più il modello classico, però il marrone non era, cioè c'era il marrone ma era un marrone troppo scuro. Io volevo assolutamente un marrone così chiaro, un color cuoio, diciamo, e li ho trovati poi alla fine da Saint Laurent. Mi piace un sacco che ci sia il logo Saint Laurent qui davanti, e sono, ragazzi, comodissimi. Ero un po' perplessa per quanto riguarda questa parte, quindi c'è una specie di infradito, appunto l'alluce va inserito in questo infradito, però in realtà sono comodissimi. La suola è in gomma antiscivolo, che è una cosa che guardo sempre. Vestono molto piccoli perché io ho il 40 e di questi ho preso il 41. Il 40 non era disponibile sul sito, io mi sono detta ok, confido nell'universo, prendo il 41, sicuramente vestiranno piccoli, ed effettivamente è così, perché io non ho un 41, forse di un altro paio ho il 41 di Valentino. Tutte le altre mie scarpe sono 39,5 o 40, però queste effettivamente ci ho visto giusto, sono, vestono piccole, e quindi il 41 mi va perfetto. E finalmente un paio di scarpe da abbinare a tutti i miei accessori di questo colore. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora veramente. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piacciono. È sempre di Saint Laurent. Sto pensando di prendere anche le scarpe con il tacco, che hanno il logo Saint Laurent appunto come tacco. E questi, mi sono resa conto in questo momento, sono le prime scarpe, le prime calzature che io acquisto da Saint Laurent, quindi sono molto contenta di aggiungere questi alla mia collezione, anche se non ho più spazio dove mettere le scarpe, e tra un po' inizierò ad invadere lo spazio delle borse con le scarpe, ma non ho neanche più spazio per le borse, quindi un casino, ragazzi. Poi però arriviamo agli acquisti che ho fatto da Versace. Ho preso due cose appunto da Versace, una è questa, il pacco è qualcosa di gigantesco, e poi quest'altra piccola cosina che mi sono stupita particolarmente, ragazzi, perché era in saldo, non l'altra, quella grande, ma questa piccolina era in saldo, quindi dateci un'occhiata sul sito di Versace, dovrebbero esserci ancora i saldi, dateci un'occhiata in linea generale quando ci sono i saldi, perché hanno veramente degli sconti mica male, che non mi aspettavo di trovare da Versace, perché questi brand di lusso molto raramente fanno sconti, però apparentemente Versace li fa, e sono anche molto vantaggiosi, vi devo dire. Allora, all'interno ho trovato questo altro booklet, queste altre informazioni del brand che naturalmente non guarderò mai, e all'interno della nostra scatolina potete già
intravederlo, c'è il bracciale con la scritta Versace tutta colorata, così lo vedete sicuramente meglio. C'è appunto la scritta Versace tutta colorata con il logo piccolino qui al centro. Ero proprio alla ricerca di accessori colorati da indossare in vacanza e questo mi è piaciuto subito. Poi ho visto che era anche in saldo, quindi mi sono detta subito ok, mio. Poi arriviamo all'ultima cosina di oggi, il mega pacco gigantesco sempre di Versace. Ragazzi, questo era un acquisto che volevo assolutamente fare prima di partire. Tutti acquisti legati alla mia partenza, veramente ai viaggi. E questo, potete vederlo, è il telo mare, l'asciugamano, uno degli asciugamani, insomma. E questo mi è piaciuto particolarmente, un po' la fissa del bianco ultimamente, forse, mi sto rendendo conto in questo momento. E questo, mamma mia, devo stare attentissima col rossetto rosso, ragazzi, se lo macchio in questo momento mi uccido. E questo è l'asciugamano. Allora, di solito in realtà quando vado in vacanza non mi porto mai l'asciugamano, perché negli hotel in cui sto c'è sempre la fornitura illimitata di asciugamani praticamente, però stavolta voglio portarmi naturalmente il mio nuovo, tada, il mio nuovo, se riesco lo apro, ve lo faccio vedere meglio, ma è veramente enorme, non mi aspettavo fosse così grande, ed è, eccolo qua, e questo stavolta me lo porto con me ed è bellissimo. Secondo me è un po' simile all'accappatoio che ho di Versace, quello è molto colorato, però in realtà c'è sempre in rilievo la scritta Versace anche sull'accappatoio e adoro. C'erano diversi modelli in diverse colorazioni, anche il bianco era disponibile in modelli diversi, ma io ho scelto questo che è tutto bianco e poi ha tutto l'orlo decorato con i classici, il classico pattern di Versace con il logo di Medusa. Naturalmente me lo vedrete nei prossimi video su Instagram, appunto dalle mie prossime mete che ancora non vi svelerò, scusatemi, ma vi faccio aspettare ancora un pochino. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Forse ce l'ho fatta senza rossetto sui denti, o forse un pochino c'è, ma voi spero non lo vediate. Quindi questo è quanto per il video di oggi, ragazzi. Il prossimo video sarà di me in viaggio con il fuso orario. Io non ho ben capito adesso se riuscirò a caricarvi il video lunedì in tempo per le 17:30, penso di sì, ma se non doveste vederlo o arriva un pochino più tardi o arriva il giorno dopo, è semplicemente solo perché ho tante ore di viaggio per arrivare alla mia destinazione. Quindi questo è quanto, mia family, vi mando un bacio gigantesco, ci vediamo appunto spero lunedì. Io comunque domenica filmerò il video per voi, appunto, solo non sono sicura quando riesco a caricarlo. E come al solito, mega abbraccio, che ne abbiamo tutti tanto bisogno in questo periodo. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. Bacio grande, buon weekend. Ciao.